Cosa c'è da fare adesso? Che cosa bisogna fare? Allora, adesso c'è da continuare con il nostro sistema, analizzare gli errori, non riscaldarsi troppo, credere nel nostro sistema, lavorare duro. Domani abbiamo una giornata importante, semplicemente credere in noi. Io ci credo pienamente e credo il 99,9% del team ci crede vivamente. Se manca uno, lo convinceremo a crederci. Hai parlato di errori, quali secondo te sono stati? Oggi secondo me la prima regata la barca non era bilanciata, avevamo secondo me un fiocco troppo piccolo e sinceramente abbiamo fatto una fatica, le condizioni erano difficilissime. Però per entrambi abbiamo fatto tanta fatica a tenere la barca sul binario, come dico io, no? E una volta ci ha, diciamo, come si dice, sgambettato e abbiamo, diciamo, straorzato di bolina, ecco, praticamente abbiamo perso contatto col match in quell'occasione, eravamo molto vicini, ci eravamo avvicinati molto. Però sicuramente secondo me con la barca più bilanciata dopo il primo incrocio magari potevamo stare davanti tutta la regata. La seconda invece secondo me abbiamo fatto una partenza brillantissima, abbiamo pagato qualche metro di troppo in partenza, volevamo la destra ma l'abbiamo pagata un po' troppo e quindi non bastava partire sulla destra dell'avversario, bisogna partire pari sulla destra. Loro hanno fatto una regata impeccabile secondo me. Accelerato subito di sì, più. Sì, sì, hanno fatto una regata, ma poi soprattutto hanno tenuto la barca davanti tutta la regata, devo dire, hanno fatto troppi pochi errori, quasi nullo. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi a stare attaccati ma non ci siamo riusciti a superarli. Andrea Tesei, il tuo trimmer, ha detto poco fa, ci ha detto che vi stanno imparando a conoscere in partenza. Pensi che sia probabile questa cosa? Beh, sicuramente oggi hanno fatto un paio di mosse nuove, ma diciamo entrambe le partenze ce l'avevamo in mano. La prima l'abbiamo fatta bene, volevamo la destra, l'abbiamo ottenuta, eravamo davanti all'incrocio, per cui continuavamo ad avere un'ottima statistica dalla nostra parte. La seconda probabilmente potevamo fare la stessa mossa, cioè virare e partire muri a sinistra, invece pensavamo di poter fare la classica separazione destra e partire, abbiamo perso un po' di grip in partenza e lì hanno messo il naso avanti, si gioca tutto sul centesimo di secondo e col senno di poi, col giornale del lunedì, forse potevamo fare diversamente. Ah, insomma, quasi imbattibile, un parolone. Hanno fatto la differenza nella... come al solito sono state mille, tante cose, piccole modifiche qua e là, stanno portando la barca molto meglio di prima, fanno meno errori in manovra, per cui hanno migliorato, diciamo, a 360 gradi su tutto lo spettro. Piccoli miglioramenti dappertutto li abbiamo visti e alla fine è un prodotto più veloce. Che dire, oggi è giornata veramente difficile, tra questo vento da levante, onda corta, ripida, vento rafficatino, bella complicata da navigare queste barche. L'inglese ha navigato un pelo meglio di noi, nella prima probabilmente abbiamo sbagliato un po' la scelta del fiocco, abbiamo visto che stava entrando vento forte, la bodybolina, la previsione dava vento molto forte in aumento, quasi ai limiti del vento, appunto, del massimo vento regatabile, quindi abbiamo provato a mettere il fiocco un po' più piccolo, alla fine non è entrato questo vento che abbiamo visto la bodybolina e la barca era un pelino orziera per il vento che c'era, quindi ci ha reso la vita un pelo difficile. Detto ciò, abbiamo fatto qualche errorino alla body poppa, i ragazzi inglesi hanno portato la barca probabilmente meglio di noi e onore a loro per oggi. Cosa occorre fare adesso, Andrea? Allora dobbiamo vincere tre regate di fila. E come fare per farlo? Come fare? Intanto cambierà il meteo, dovremo uscire da questo periodo di giorni di vento forte, quindi intanto cambiare la mentalità a livello di tecnica, di conduzione, strategia, poi studiarci un po' tattica di prestare differente, perché quanto sembra loro ci hanno un po' non capito un po' le nostre strategie e sono portati un po' avanti sui nostri piani, quindi trovare un nuovo piano di battaglia.